Benvenuti a un nuovo appuntamento dedicato ai giochi da tavolo per bambini. Oggi abbiamo una novità. Ho conosciuto una nuova casa editrice, si chiama Little Rocket Games, e voglio presentarvi un loro gioco davvero interessante. Ah, eccoti lì, non sapevo che saresti saltato fuori. Dimmi, ti piace raccontare storie? Perfetto, allora giochiamo insieme a Nenia Cantor. Componete il tabellone e scegliete la vostra pedina. Mescolate le carte narrazione, distribuitene 6 ad ogni giocatore e formate un mazzo di pesca con le rimanenti. Solo una volta ad inizio partita, se non vi piacciono le vostre carte, potete effettuare un cosiddetto mulligan, scartarle tutte e pescarne altre 6. Ognuno riceve 3 carte missione, può decidere quante tenerne e quante scartarne. È obbligatorio tenerne almeno una. Le carte narrazione sono di vario tipo: personaggi, eventi, luoghi, epiloghi, e appartengono a diversi filoni narrativi, rappresentati dai simboli in alto: lampadina, albero e stella. I filoni narrativi servono solo per completare le missioni. Gli epiloghi valgono come qualsiasi filone narrativo. Le carte bonus non appartengono a nessuna categoria, ma danno punti aggiuntivi. Le carte missione richiedono che la storia raccontata abbia caratteristiche specifiche, come l'uso di un certo numero di personaggi, eventi o luoghi, o di uno o più filoni narrativi. Il giocatore più giovane è il primo giocatore. Sono io! Tranquillo, Lino, nessuno lo mette in dubbio. Nel proprio turno si può svolgere una delle seguenti azioni: pescare una carta, pescare missioni, narrare una storia. Se si decide di pescare una carta, si prende la carta a faccia in giù in cima al mazzo di pesca, o la carta a faccia in su in cima al mazzo degli scarti. Il limite di carte in mano è 10. Se si pesca l'undicesima carta, se ne può scartare una. In alternativa, si possono pescare 3 nuove carte missione. Si può decidere se tenerne una, due o tre. Non si possono scartare tutte e tre. Quelle scartate vanno in fondo al mazzo. Infine, l'azione principale è narrare una storia con le carte che si hanno in mano. Per prima cosa si dichiara di quante carte sarà composto il racconto e se verrà usata una carta missione. Si può usare una sola missione per storia raccontata. Poi si tira il dado che determinerà quante clessidre di tempo si avranno per raccontare la storia, una, due o tre. Ogni clessidra dura 20 secondi. A questo punto, carta dopo carta, il narratore deve raccontare una storia usando gli elementi raffigurati sulle carte scelte. Ad esempio, c'era una volta una ballerina classica, abituata ad esibirsi in grandi teatri. Un giorno decise di sperimentare la sua arte in una gara di pattinaggio sul ghiaccio. Durante la gara portò con sé la sua bambola portafortuna. Era così elegante e leggera che le sembrava di volare. E fu così che vinse il primo premio. Ogni storia, come requisito minimo, deve avere obbligatoriamente almeno un personaggio, un evento, un luogo e deve avere un solo epilogo. La storia può essere lunga da 4 a 10 carte. La storia raccontata può essere letterale o metaforica, reale o fantastica, e può aggiungere altri elementi oltre a quelli sulle carte. L'importante è che abbia una struttura credibile e solida. Se siete riusciti a raccontare la storia nel tempo limite e se gli avversari l'hanno giudicata ben strutturata, ottenete i punti vittoria in base alla lunghezza della storia. Sommate eventuali carte bonus usate ed eventuali punti bonus sulla missione. Poi eliminate dal gioco tutte le carte usate per la narrazione. Se non siete riusciti a terminare la storia nel tempo limite o se gli avversari non l'hanno giudicata ben strutturata, non otterrete punti. E se avrete usato una missione, sottrarrete al vostro punteggio attuale i malus indicati. Chi arriva per primo a 50 punti è il vincitore. La partita si interrompe immediatamente. La partita termina anche se termina il mazzo di carte narrazione e nessuno può più raccontare storie con le carte che ha in mano. In questo caso, se vi sono rimaste missioni in mano, sottraete i punti malus. Vince il giocatore in vantaggio. Ciao mamma e papà! Nenia Cantor è un gioco dagli 8 anni in su. Si può giocare da 2 a 6 bambini e le partite durano circa 30-40 minuti. Come avete visto, è un gioco di narrazione in cui bisogna inventarsi storie fantastiche. Potete sfidare i vostri figli e vedrete che storie meravigliose tireranno fuori dal cilindro. Spesso sarete voi quelli in difficoltà.
Oppure potete supervisionare una partita tra soli bambini e meravigliarvi della naturalezza con cui i ragazzi danno sfogo alla loro fantasia. È davvero un gioco magico, perché a partire da quattro semplici elementi, un personaggio, un luogo, un evento, un epilogo, nasceranno storie davvero inaspettate. L'utilizzo delle carte missioni vi darà molti punti in più, ma aggiunge anche un livello di complessità ulteriore. Vi consiglio magari di inserirle dopo aver fatto qualche partita e aver familiarizzato con il gioco. Nello svolgimento delle missioni c'è anche un po' di alea dovuta alla pesca delle carte. Ad esempio, se vi servono tre personaggi, ma continuate a non pescare nessun personaggio, diventa difficile. Quindi non ostinatevi a voler risolvere una missione a tutti i costi. Sulle carte troviamo un mix di classici elementi fiabeschi come la principessa, il castello, il lupo cattivo, di elementi moderni e concreti come possono essere uno stereo o un'antenna radio e di elementi fantascientifici come gli alieni. Questo rende il gioco molto più difficile, ma rende anche molto più stimolante e curiosa l'invenzione delle storie. Il gioco e le illustrazioni sono di Giampaolo Razzino, e le illustrazioni colpiscono subito, sono uniche e originali per questo tipo di gioco. Sono semplici nella realizzazione, ma allo stesso tempo la scelta di questo stile, piuttosto di un classico cartoon ad esempio, dà un tocco di eleganza in più. Spero che questo gioco vi abbia incuriosito. È un ottimo modo per stimolare la creatività e la fantasia dei ragazzi. Lo potete acquistare sul sito della Little Rocket Games. Vi lascio il link qui sotto e nella descrizione. Vi suggerisco anche di dare un'occhiata al loro catalogo, che è davvero molto particolare. Si occupano di giochi da tavolo, giochi di carte e libri game, come quello che ho qui accanto a me. Questo è Childhood ed è un libro game dal sapore horror. Noi ci vediamo al prossimo gioco per bambini. Se vi piacciono i miei video, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Cliccate anche l'icona della campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video. Se anche voi genitori volete divertirvi, non dimenticate di guardare i miei tutorial di giochi per grandi. Trovate il link nella descrizione. Da Miss Meeple e Meepolino. Alla prossima e buon gioco!